La Valdichiana non è soltanto borghi, chiese e abbazie, ma anche castelli, come questo di Gargonza. Un perfetto esempio di castello intatto dal XIII secolo ai giorni nostri. L'ospite più illustre a Gargonza fu nel 1302 Dante Alighieri, quando il castello apparteneva alla famiglia degli Ubertini. Infatti in quel periodo Dante fu ospite qua al castello insieme ad altri esuli fiorentini. Continuando la nostra passeggiata lungo Corso San Gallo, arriviamo di fronte al Palazzo di Monte. Il palazzo fu voluto da Antonio di Monte, un importante cardinale. Il ramo montigiano però della famiglia, che era originaria di Firenze, fu iniziato da Fabiano. Ma è grazie ad Antonio, il cardinale, che la famiglia poté fare il salto sociale importante. Infatti questo cardinale favorì il nipote Giovanni Maria in tal modo che potesse diventare papa. Cosa che avvenne nel 1550 quando fu incoronato come Papa Giulio III. Il progetto del palazzo fu affidato nel 1515 ad Antonio da San Gallo il Vecchio. A lui si deve infatti il disegno della facciata e la planimetria del palazzo. Il grazioso cortile interno e la facciata posteriore del palazzo, che si affaccia sul giardino all'italiana, furono realizzati invece dall'architetto Nanni di Baccio Bigio. Non solo questo però possiamo trovare a Monte San Savino durante tutto l'anno. Infatti sono moltissime le manifestazioni qui nel territorio di Monte San Savino legate all'enogastronomia e al paesaggio. Un evento molto sentito a Monte San Savino è la notte del Conte Baldovino. Per capire di che cosa si tratta, incontriamo adesso la vicepresidente della Proloco. Ciao Manola. Ciao Edoardo. Chi è questo Conte Baldovino? Il Conte Baldovino è un personaggio molto importante per la città di Monte San Savino. Nel 1550 è stato investito da Cosimo de' Medici come conte della, appunto, contea di Monte San Savino. Noi nel nostro paese, nell'ultima settimana di giugno, celebriamo questo evento con le allegrezze del Conte Baldovino e nella notte del Conte Baldovino, che in realtà non è solo una notte perché si tratta di una settimana in cui i quattro quartieri storici di Monte San Savino si sfidano in quattro gare e per la vincita, diciamo, di un palio. La prima rievocazione storica a Monte San Savino è stata fatta nel 1997 e consisteva prevalentemente in una sfilata. Venivano consegnate le chiavi della città di Monte San Savino a Baldovino di Monte. Manola, quali sono le contrade di Monte San Savino che si sfidano in queste competizioni? Allora, i quattro quartieri sono il quartiere Castiglia, il quartiere Ialta, il quartiere San Giovanni e il quartiere Porticciolo, che si sfidano durante tutta la settimana e diciamo che la rievocazione si conclude il sabato
sabato, giornata dove ci sono le scene nei vari quartieri e dove c'è la sfilata lungo tutte le strade del paese, che si conclude con la consegna del palio al quartiere vincitore, che si svolge in piazza Camurrini di fronte al Cassero. Bene, Manuela, grazie per le tue informazioni e allora ci vediamo a giugno. Certo. Ciao. Ciao.